Il fonendo si tiene sopra il camice. Vabbè, ma che sappiamo noi? Dammene uno, dammi questa provetta. Il chimico. Consumo servizi igienici pubblici. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti a Servizi Igienici Pubblici, il podcast di cui non sentivi il bisogno. Oggi siamo in vesti un po' particolari, diciamo, non è un'eleganza, però è un molti un di abbigliamento voi... abbastanza esatto, particolare. Avranno già capito perché indosso questo. Oggi abbiamo ospiti speciali, qua potete vedere un po' di accessori, non so se si vedranno. Non si vedranno. Spero di sì, dopo. Facciamo vedere dopo. Allora, io ho un camice bianco, il tuo pure. Il mio Armani, però. Giorgio lo sa, me l'ha fatto su misura. Ah, proprio a te. Sì, e poi c'ho una penna Galli Innocenti. Ciao zia, grazie per questa penna. E poi ho questo qua, come si chiama? Volendo Come si chiama? Come si chiama, Simone? Tu no, io non ne ho idea di come si Ma chiamano. Ma perché non farcelo dire da chi ne sa qualcosa? Effettivamente ce li abbiamo proprio qui. Perché abbiamo i camici? Perché le persone che oggi abbiamo invitato si occupano, nell'ambito della sanità, di... Prendersi cura delle persone. Ma anche noi lo facciamo. Infatti noi siamo i vostri dottori del buon umore. Perché certo. No? Della risata. Oh. Esatto. Ciao. Abbiamo portato degli ospiti che ci faranno sorridere, ci faranno riflettere, ma soprattutto ci racconteranno un po' come lavorare e... Come lavorare? Come perché noi non ne sappiamo niente. Ambito. Ma facciamo queste noi cose. Facciamo... Compagnia. Perché noi siamo... I vostri dottori del buon umore, curiamo la vostra solitudine facendovi compagnia nelle vostre case. E adesso diciamo che... questo è il mio orologio nuovo, ecco, a proposito di outfit. Guarda, ecco, guarda che faccio. Hai portato tutto. È nuovo, guarda. Levo la pellicina proprio perché è nuovo, appena uscito dal forno, dal forno orologiaio. E questo lo lancio. Questo, no. Non tu inquiniamo. Tu è nuovo, bello orologio. Non inquiniamo. Degli orologi. Introduciamo i nostri ospiti. Un aggettivo per ciascuno. Un aggettivo per ciascuno. Allora, li guardiamo negli occhi e lo diciamo. Ok. Allora, qua ce ne abbiamo uno. Aggettivo, molesto. Allora, poi dovete indovinare voi chi è il molesto. Non so se secondo me è molesto. Lui, guarda con che faccia. Lui è inquietante. No, lui è, cioè, anche lui adesso è inquietante. Ora lui sono tutti inquietanti. È elegante. Cioè, posso dire, dai, sembrano pronti per fare un esame. Stanno mimando un accoltellamento. No, se, no ah, credo, per essere... Per, ah, ho capito, per essere morti. Funebri. Esatto, le pompe funebri. No. No, taglia. Sono entrati verticali, usciranno orizzontali. No, non si dice. Ma che... Okay. Delirio. I nostri... Ragazzi, saranno qui seduti al posto nostro fra 3, 2, 1. Benvenuti! Applauso per questi grandi ragazzi. Anche io la voglio stringere la mano. Antonino. Effettivamente anche io voglio stringere. Anche tu la vuoi stringere. Scambiatevi un segno di pace. Oh, è bellissimo. Carissimo. Salve. Okay. Purtroppo noi oggi non avevamo la giacca, eravamo vestiti casual, ci siamo inventati questa cosa del camice che però posso dire ha funzionato. Efficace. Abbigliamento sempre malissimo. Ok. No, vabbè, ma io non ti muovere. Devo rimanere in... evita di sentire rumori molesti alla sedia. Innanzitutto buonasera. Buonasera. Ma buongiorno, buon pomeriggio e se non buonanotte. Ci dovessimo rivedere, com'era quella di Jim Carrey? No, non me la ricordo. Ok. Avete visto The Truman Show che fanno? Buongiorno, buon pomeriggio. Se non dovessimo rivederci non è arrivederci. Buonanotte. Va bene, sicuramente momento tutta sbagliata, di sicuro saluta. Esatto, di sicuro saluta. Presentiamo i nostri ospiti. Iniziamo dal primo che è Antonino Biondi. Piacere, ciao ragazzi. Ciao Antonino. Ciao ragazzi, sono Dario. E io Daniele. Mamma mia, che sensuale. Cosa avete in comune tutti quanti? Lavorate, si può dire che già iniziate a lavoricchiare? O no, sfruttati? Sì. Comunque, è comunque un lavoro. Siete essere sfruttati nell'ambito della sanità. Io e Dario facciamo giurisprudenza. Effettivamente dalla cravatta si vede. Ah, aggiustala un po'. Guarda come creo le insicurezze. Ci siamo. Casomai non ve le vedessi. Ah, proprio da qua. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Bellissimo. Era questa. Una perla incredibile. Però noi l'abbiamo sbagliata tutta, ma dettagli che nel comunque... frattempo abbiamo aggiustato delle cose tecniche che sono collassate. Va bene. Tipo il ciuffo di Samuele. Il mio ciuffo va sempre aggiustato. Bisogna prendersene cura.
Posso fare tipo le pubblicità, tipo Garnier? Bioscalin, puoi iniziare fare. Iniziare a fare queste cose. Contattatemi, per favore. Voglio iniziare a lavorare. No, per la ricrescita. Scusate. Va bene, perdono, non volevo, giuro. Hai rovinato un momento carino. Vabbè. Oggi col tablet. L'altra volta c'avevo la cartella clinica e invece oggi è voluto. Ah, ma parliamo un attimo degli oggetti che ci avete portato. Però prima voglio chiedere... Non ci siamo presentati. Cioè, loro hanno idea soltanto di come si chiamano, che hanno i loro nomi e basta. Ok, una breve presentazione su di voi. Io mi sono iscritto in medicina 4 anni fa e ora sono al quarto anno. E... moderno, carina. Dario? Carino. No, allora io pure frequento la facoltà di medicina, sono uno studente di terzo anno, però prima ho frequentato una facoltà di scienze biologiche, quindi ho studiato prima biologia. Ci tenevo a dire che comunque il tema della sanità c'entra molto, perché qua servizi igienici pubblici, anche noi ci occupiamo di igiene, quindi ragazzi, l'igiene è importante. Bravo. Molto importante. Vedete cosa vi portiamo, ragazzi. Lavatevi le ascelle. Invece... almeno una volta al giorno. E infine, Daniele? Io, appunto, come dice Simone, sono Daniele. Confermarlo. Sono incredibile. Magari ho sbagliato. Sì, esatto. Niente, studio infermieristica e sono al secondo anno in corso. Ok. Basta. Ok. Un applauso. No, sai quelle cose. Facciamo un movimento di mani. Applauso Liss. Liss si chiama così, applauso Liss. Questo è l'applauso dei sordociechi. I sordociechi, scusate, mi ero scordato. Dei sordi. Ancora non li ho studiati. Non può essere dei ciechi, perché sennò che sei. Approfittiamo della loro presenza per spiegare questi oggetti che ci hanno portato. Allora, io pensavo un gioco. Noi proviamo, esatto, proviamo a indovinare che roba è. Questo è per sponsorizzare i libri che voi avete scritto, immagino. Sì, sì, qua. Io ho scritto un capitolo di questo. Un capitolo solo, di quello? Mamma mia. Solo uno. Vabbè, questi sono comunque dizionari enciclopedici medici? Sì, no. Sì, assolutamente. Sì. No. Ho detto no. Una, no. Okay. C'è scritto un po' grande. Quanti libri del genere avete studiato nella vostra vita al momento? Considera che queste parti sono, meno non lo sono, so, studiate da questi cosi voi. Penso di sì, cioè nel senso non è che ce li hanno. Ah, guarda, abbiamo il libro d'autonomia. Ma che ne so io, vabbè, immagino lui che fa a casa nella grande biblioteca che fa. Sì. Ora, questo c'è. Facci venire questo. Questo c'è. Voglio vedere l'odore che fa. Se fa odore di polvere. Fa odore di figurine. Senti, odore di lacrime. No, fa un odore. Odore di lacrime. Lacrime, sudore e sangue. A parte quello. Fanno un buon odore. Mi ricordo i libri del... non vado a scuola così tanto tempo. È un libro normalissimo. Esatto. Comunque mantengono l'odore dopo anche un anno, due bellissimo anni. Sono brevettati. Quanti hanno questi libri? Ma questo qua, non lo so, due, dall'acquisto due. Ok. Quindi relativamente recente. Recensione, un voto da 1 a 10. Questo loro lo fanno. Beh, per carità, penso ci bandiscono anche perché i nostri professori hanno scritto questi libri. Ah, e allora non lo diciamo. Allora è un 10 su 10, dai. Perfetti, sono professori, guardate che l'India avete fatto un lavoro. Fatti bene, oggettivamente fatti bene. Per quello che immaginazione soprattutto. Sì. Ci sono le immagini che comunque vi Simone lavora con le immagini di solito. Io sì, letteralmente le scritte un attimo lo confondono, però le immagini io sono un tipo che si adatta sulle immagini. Io dalle immagini riesco a capire tutta quanta la cosa, però hai quello capito? Che c'è scritto è un po'. Lui lavora sul campo, capito? Bene, Simo, iniziamo a prendere un po' di oggetti. Io già ne ho preso uno, però è una provetta. Allora, così sembri un chimico, piccolo chimico. Ma prendi anche l'altro, scusa. Prendiamo anche le altre. Prendi le amiche. Le amiche? Me le passi? Secondo me qua dentro qualcuno c'ha. Questa è fredda, perché è fredda rispetto a la mia è calda e ho paura. Ti faccio No, no, però qua c'è del liquido, Simone, ti faccio notare. Di coagulante probabilmente. Cosa? Ti faccio notare. No, è vuoto. Questa qua. Ti faccio notare che quella verde l'hai tenuta in mano per troppo tempo rispetto a quella gialla, per questo è più calda rispetto. Però no, ok, non è solo scienza, per questo. Divulgazione. No, allora, più che altro le cose che le cose che ci sono scritte sono tutte le stesse. Ma sì, è sempre la stessa casa produttrice. Perché cioè, vabbè, li distinguete perché magari ci mettete cose diverse, giustamente. No, 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 ma c'è contenuto dello stesso. Sempre ad esempio, io in una rossa, ci metterei il sangue. Ci metti il sangue, esatto. Nel giallo la pipì. Ma se invece in quella viola io ci mettessi il sangue. Vuol dire che sei molto malato. Allora, no, daltonico. Aspetta, ora vi faccio una cosa proprio mind blow, incredibile. Sono tutte provette per il sangue. Quindi quello che ci metti dentro è sangue. Ma è questo perché che c'è? Allora, io perché... qua vedo qualcosa però. Allora, qui c'è qualcosa. Sì. Che cos'è? Non vedo niente. Un c'è anticoagulante per non far coagulare il sangue. Cos'è un anticoagulante? Cosa fa? È una sostanza che evita di far coagulare il sangue. Che cos'è la coagulante?
facile. Cos'è la coagulazione? Quando dimmi fare... 13 fattori della coagulazione. Aspetta, no, la coagulazione è quando il sangue fa la crosticina. Ok, sì. Va bene. In teoria sì. E allora sei anticoagulante, vuol dire che io voglio fare un'emorragia? No, nel allora, senso è che sei anticoagulante. Beh, anticoagulante, è anticoagulante anche il coltello che ti viene. Esatto. Magari fluidifica il sangue. Esatto, quindi magari tu in questa provetta non vuoi il sangue che diventa un mappazzone, ma lo vuoi comunque bello liquido, capito? Perché dai, quelli che poi lo devono analizzare gli serve liquido. Se il sangue coagulasse nella provetta non potresti analizzarlo. Ma noi siamo dottori del buon umore. Quindi non ci intendiamo di queste cose. Samu, questo devi vedere. Allora, quello io lo so, quella è una delle cose che io temo. Questo è stato la causa di molti miei li... Perché fai le ali? È una farfalla. Si chiama, è il nome dell'oggetto. Si chiama farfalla. Certo, sì, sì. Farfalla. Butterfly. La metto tipo farfallino. No, non credo. No. Oddio, però è rischioso. Non è un papillon. Quindi credo sia la base della flebbo. No. No, in realtà ni. Questo ti spiego. Questo qua serve solo per spiegare. Scusa, vai. Questo comune farfallina è semplicemente per fare un prelievo. È comunemente utilizzato per il prelievo. Però in casi di emergenza potresti anche utilizzare questo per fare infusione. Ma è più raro. Perché normalmente quando devi fare le flebbo uso quello. No, questo è un rubinetto. Quello si usa anche per le flebbo. Io quello però... ce l'ho l'incubo perché me lo aggiustavo. Guarda, te la prendo io. Io ho l'incubo della flebbo che non scende. L'incubo. E io faccio. Guardi, questo l'incubo. Per me è ferma. Io con questo coso. No, aspetta, sta scendendo. Sta scendendo e rimane fermo. Era finita la flebbo, forse. Lo spacchettiamo per Samuele. Solo veramente per Samuele. Lo dobbiamo spacchettare per spacchettamento, no. Epico. Scusate. È finito malissimo perché me lo infilo addosso. Però è lunghissimo questo. Qua, no, in questi casi si fa una cosa. Quello si chiama il cannone di Sant'Antonio. Il cannone. Che voglio fare da una vita. No, dov'è? È sotto. Focus, faccio il focus. Okay. Oh, ce l'ho fatta. Fallo al contrario. Si sente l'audio. Sì, fai vedere l'etichetta. Ecco, effettivamente giusto. Così l'audio, non, l'audio si sente, non lo Samu. Sa. No, no, c'è l'audio. Dobbiamo Samuele. Un po' di audio dobbiamo della fotocamera. C'è. Samuele ha detto... Oh, eccolo. Cioè, finalmente l'ho fatto. Farfallino. Dico, sono cose in realtà comunissime, probabilmente. Comunissime. Carte comuni, raga, abbastanza carte comuni. Va bene, facciamo una prova. Allora, vorrei dirti una cosa: una prova non c'è bisogno che metti la mano dietro. Conviene. Non c'è bisogno. No, mi piace fare questa roba. Ah, tipo quelli là che provano i trucchi. Ah, esatto, quelli dei trucchi. Mm. Questo è il mio blast. È che trova la faccia di Simone. Facciamo una prova. Scusa, pratica. Simone e Samuele la fanno su di noi. No, bellissimo, però penso che voglio fare questo su di voi. Questo è uno scherzo epico, finito male. Bravo. Vabbè, bravo. Però per cosa la potreste usare? Voglio sentire almeno tre utilizzi di questa cosa. Vai. Forse una sola. Allora, io ne ho una. Vai. Di inusuale. Questa qua la puoi usare anche quando devi prendere un farmaco da una piccola bottiglietta. Infatti. E lo prelevi tramite la siringa. E poi lo magari mescoli con dell'acqua fisiologica o con qualcos'altro. Ok. Poi puoi prendere il sangue. Posso prendere il sangue, oppure però posso molto fare più è più raro un'iniezione. Sì. Un intramuscolo, ti faccio una bella intramuscolo con questo. Ma le intramuscole in genere sono anche più sottili, tipo, no? No, invece no. Ma con la sottocute, ma questo qua no, è un 21 gauge. Allora, questo intramuscolo mi ha fatto pensare a una cosa che si vede nei film, che voglio mi racconta quando non ce n'è il muscolo qua. Quando fanno, quando è che succede quella roba che a un certo punto c'è uno che sta morendo e fanno di. Questo è il rumore del dobbiamo intubarlo, e insiccano delle cose. Ah, quello là è per la tracheotomia. No, questo là è quello che infatti si fa. Ma nel per lui dice quando la apri penna, qui la tracheotomia. Quando apri qui quello che dicono io con questo posso salvarti la vita. Esatto. Sì, sì, quello. Quando intubo, dice la tracheotomia. Spoiler, non è, non si dovrebbe fare così, spoiler. Qua la mettono qua. Dov'è che buchi? Nel collo? Alla base. Ti buchi un po' ovunque. No, ecco, un'altra cosa inusuale di questo è appunto bucarsi. Vabbè, no, no, non lo volevo dire. So che voi da casa non l'avete pensato. Diciamo, ragazzi, non vi drogate. In un film fare questa cosa, ma praticamente c'era questo tizio che aveva una testa dentro una cabina. Solo enigmista. Sì, bravissimo. Okay. E questo si infila, cioè, io più che altro ho detto, vabbè, solo enigmista, ci sarà praticamente di tutto. Però quando ha fatto questa cosa, io lì ho detto... Ma che beep fai? Ma poi me lo bippi per favore, no, questo. Okay. Che beep fai? Te lo bippo io. Beep. Cioè, ma come fai? Dici, vabbè, dai, mi devo salvare la vita. Si infila questo coso qui, ma poi perfetta. Ma cioè, non ho capito, ma qual era l'impedimento che aveva? Perché praticamente aveva questa scatola di vetro che si stava riempiendo con l'acqua.
Quindi praticamente per non soffocare lui ha tagliato, cioè si è... Ah, ha tipo chiuso il naso e bocca? No, no, si è fatto un buco qua. Comunque... No, però sono l'acqua ti entrava. Sì, sì, però respira da qua. Allora, lui respirava da qua ma chiuso il naso e bocca che... perché esatto. Se l'acqua entrava. E poi allora... faceva da rubinetto. Usciva la... No, sto scherzando. Sto scherzando. No, allora, gli mettiamo questo. Io quando metto il quando carico il video mi chiedo, questo video è adatto ai bambini, capito? Sì, devo toglierlo. Questo non lo sarà. No, questo è evitato... Penso che chiudi la glottide e provi comunque a respirare. Che è la glottide? È una qualcosa quella che ti... fai che deglutisce. Esattamente, quello che ti impedisce di morire. La chiudi quando deglutisci. Dove devo firmare? Quando con la mia penna. Grazie alle mie due lauree. Grazie alle mie due lauree in scienze della comunicazione. Guarda che... No. Beh, era questo il meme. Va bene, però no. Ok, io lo bipperei. Invece io voglio imparare a usare questo coso e poi iniziamo a fare cose interessanti. Wow. Non avevo mai provato. Allora, gli faccio il prank. Ciao! Beh, sì, non funziona questo stetoscopio. No, no, funziona così. Ora me lo sono messo nel mio cuoricino. Dani, sei sicuro di essere fallo vivo? Sentire sul microfono. E sente le mie cose. Beh, Dani, no, Dani non ha un cuore. No, non si sente. Non si può mai sentire. Lo posso fare io, posso simulare io. Adesso non lo so fare. Battito valido, ritmo. Allora, io direi... Io ho pensato sempre una cosa, ma voi perché avete scelto medicina? Ah, quindi non è riferito a me. No, è riferito solo a quelli... scelto l'ambito scherzo. Sanitario, ecco, prima detto così è molto poi, più. Io ho la teoria per cui tutti nel liceo almeno tipo per un secondo hanno pensato a voler fare medicina e poi hanno fatto nah, oppure poi tu decidi se farlo o no. È vera, secondo voi è vera questa teoria? Allora tu io l'ho avuto questo, questa cosa, questo pensiero, però poi vedendo appunto cosa si fa all'interno di Dio. Sangue, no! Esatto, no, più che altro non è tanto questo, io non mi sento male se vedo magari un po' di sangue o qualche cosa un po' più strana, ecco. Però farlo, cioè... essere praticamente quello che sta per salvare la vita a quel tizio perché magari c'è deve l'ansia. Fare... Sì, esatto. Io credo che a livello di mani io non riuscirei. Cioè potrei essere il medico... Io a livello di mani potrei essere un medico di base. Quelli là tipo dicono... Oh, oh, c'è un po' di raffreddore. Dai, vediamo come stai. Tieni sta ricetta e vai dall'altro. Farmacista volevi fare. No, no, in realtà sì. Cioè mi piacerebbe avere... Cioè io più che altro... Tipo, maciullare la gente. Ah sì, quello sì. Quello è proprio quello che proprio vorrei evitare. Allora gli proponiamo di fare il chirurgo ortopedico. Tu hai paura di fare tipo le emergenze, ma effettivamente il medico non è soltanto quello che deve salvare la vita, ma anche quello che può migliorare la qualità della vita. Tu dici in termini anche di compliance? Sì, 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 quindi non per forza c'hai il caso in emergenza che devi salvare subito. Me lo spieghi questo compliance? Sarebbe. Allora tu devi parlare con lui. Esatto, io ho 7 anni. Esatto. Media. Ecco, diciamo, l'aderenza diciamo del trattamento che il medico fa nei confronti del paziente, non inteso esclusivamente in termini biologici come si potrebbe diciamo pensare. Anche perché diciamo nella concezione comune magari molte volte si pensa che il medico debba curare la malattia, invece il medico cura la persona, quindi è importante tenere in considerazione anche altri aspetti. Questa qua è la filosofia del medico. Sì. Il medico cura la persona, non la... Ma come noi? Perché noi curiamo voi. La malattia non è detto che la curi, ma la persona la puoi, diciamo, gli puoi alleggerire la roba. Allora, questo è il senso. Sì, cioè il senso, quello che vorrei dire è che magari in termini di antropologia medica la malattia la possiamo scomporre in diverse entità. Cioè la malattia è intesa come entità biologica. La malattia è intesa come concezione personale del paziente. Aspetta, la malattia... tradotta, quindi la singola ferita è l'idea che tu hai magari della ferita. Esatto, la concezione che il paziente ha della sua malattia, il modo in cui il paziente vive la malattia. La sickness intesa come malattia in un ambito sociale, quindi il modo in cui la società interpreta quella malattia. Faccio un esempio, stigmi sociali come AIDS. Okay. La società interpreta l'AIDS come un qualcosa di... Il male nel mondo, incredibile. Qualcosa da escludere, una persona magari tu la porti al margine della società, dici no, io non ci voglio avere a che fare. Quindi, il medico, si occupa della cura dell'aspetto biologico, però cerca anche, diciamo, di migliorare la qualità di vita del paziente interagendo anche su altre sfere. Quindi Perfetto. Sfera personale, sfera sociale. Io al liceo non volevo fare medicina, io volevo fare altro. Poi è arrivato il professore, Bonomo. Bonomo che ha iniziato a parlare di biologia, un po' di medicina, e io ho detto, ma sai che ora faccio medicina? E poi io non ho visto tutto questo interesse in altre facoltà, però, quindi poi...
cioè tuo padre che è comunque nell'ambiente. Fa l'oculista, giusto? Però dico, effettivamente, io nonostante avessi mio papà che è medico, mio papà che è oculista, io non ho detto in automatico faccio l'oculista, faccio il medico. Se a me non piace una cosa, non la faccio. È una cosa che magari alcune persone non fanno, per alcuni è automatico. Io invece ho avuto questo passaggio in cui ho detto, ok, c'è stato il professore che mi spiegava alcune cose, che me le ha fatte apprezzare, ho detto, cavolo, è veramente interessante sapere come funziono io, come funzionano le altre persone e come magari si possono sistemare alcune cose. Chiaro. Ti vorrei chiedere, tu dovrei specializzarti in qualcosa. Sì. La domanda in fatidica. Cosa ti vorresti specializzare? Vorrei fare una branca magari chirurgica, quindi la tua paura magari quella là di mettere le mani, a me piacerebbe mettere le mani su un paziente, perché magari mi sento mettere le mani su una paziente posso dire no perché ci sono cliniche in cui magari tu non metti quasi mai le mani, per esempio, che ne so, mi viene un psichiatria. Sì. No, anche cose più semplici. Endocrinologia. Scusa, endocrinologia non è... Quello degli ormoni. Degli ormoni. Okay, ah, okay. Certo. Poi ci sono branche come, che ne so, cardiochirurgia. Soldi! A parte, sì, vabbè, qua, i soldi però... A proposito di soldi dei medici, Michele. No. Non lo diciamo non perché... Non può parlarne un po'. Per forza, se no Michele domani senza lavoro. Michele, fatti vedere. Ma noi poi ne parleremo qui fra di noi. Antonino ha parlato del in quello in cui si vuole specializzare. Tu, Dario? Allora, anch'io in realtà, cioè anche a me piacerebbe specializzarmi in un ambito chirurgico. Pensavo chirurgia vascolare per il momento, però non ho ancora, diciamo, ben deciso. Se dovessi scegliere una clinica, farei anestesia. Però torniamo. Sì, suo padre è anestesista. Torniamo indietro su Dario. Da dove nasce? Ok, allora. In realtà, arrivato al quinto anno delle superiori, così come penso un po' tutti noi, non ero particolarmente. Io no. Però non ero ancora molto sicuro di quello che volessi fare nella mia vita. Uh-huh. Tra le tante opzioni c'era quella di studiare all'Accademia delle Belle Arti per fare sceneggiatura, comunque lavorare in quest'ambito. Peccato. Ecco. Peccato. Potevamo lavorare insieme. Sei passato da un estremo all'altro, letteralmente. Sì, esatto. Allora. No, nel senso... Noi curiamo il buon umore. Noi siamo intrattenimento. No, poi sostanzialmente io penso che... insomma, arrivato a un certo punto si faccia un bilancio anche sulla base delle esperienze di vita che capitano, sulle circostanze del momento. Io ricordo il mio ultimo anno di scuola superiore era anche l'anno della pandemia. Uh-huh. E quindi comunque tutta una serie di eventi personali mi hanno portato a scegliere la facoltà di medicina. Anche se appunto non sono entrato al primo tentativo, ho fatto un anno a scienze biologiche, però poi riprovando sono entrato tranquillamente. E com'è scienze biologiche? Molto bella, mi è piaciuta un sacco. In realtà quando ho dovuto lasciare... Mi sono messo a piangere davvero? È successo. Ho dato un bacio alla prof. Ho pianto. No, questo ho stretto la mano al bidello. Purtroppo no. Perché hai pianto? Perché in realtà lì dentro io penso di essere cresciuto molto. Penso che la facoltà di scienze biologiche mi abbia dato tantissimo. Il modo in cui io oggi affronto l'università e un sacco di altri aspetti della vita lo devo proprio al modo in cui io mi sono formato anche da un punto di vista mentale quell'anno. All'inizio magari l'ho vissuta come un fallimento, tra virgolette, poi dopo invece l'ho vista come un'opportunità. Magari hai fatto anche amicizie. Ho fatto tante amicizie, ancora oggi ci sentiamo con i ragazzi. Ma lui ragazzi. Fa amicizia con tutti. Cioè vede un muro. Tranne con noi, Dario. Perché vuole una pizza insieme? Dico, bello, una birretta. Va bene. Invece, scusa, ma Dani, tu hai fatto anche scienze biologiche? No, hai fatto io biotecnologie. Ma anche che io sono simili. Sì, anche tu? Sì. Ma in che anno? Anno solare? No, nel 2019-2020. Anche tu? No, nel 2020. 2020-2021. Dani, tu l'anno più piccolo. Quindi hai cambiato, quindi hai deciso sì, dopo sì. Allora, fare infermieristica. Io, più o meno come loro, è sempre lì, inizia sempre al liceo, cioè, la magica storia. No. Tu nemmeno, scusa. Cosa? Tu al liceo già sapevi... No, io non avevo idea. Hai cambiato idea sette volte. Ho cambiato, penso, quattro volte l'idea della mia facoltà. Tu non ho scappato di casa. Capito, cioè, io non avevo idea di cosa volessi fare. No, non sono cambiato ancora. Ma manco io. Però diciamo che riesco a darmi qualche materia informatica, così, a passatempo. Esatto. Bello, sta risata. Sì, sì, per concludere. Poi fai un'inquadratura proprio sulla mia parte. Esatto. Mi scoppio le vene. Dani, scusa. Dani. Quindi al liceo, un magico mondo in cui tu
pensi di essere perso, perché ci sono 200.000 cose che ti arrivano, informazioni, e tu dici, ma che cosa devo fare? Bene, io lo sapevo cosa dovevo fare. Io lo sapevo. Mi piace questo dono, ma lo sapevo. Musica qua. Ovvero fare medicina. Però, quando io ho provato a fare medicina, non ci sono riuscito. Come molte persone. Ovviamente. Entrambi noi, purtroppo. Non siamo entrati al primo tentativo. Ecco, io ho provato per ben due volte. Però, alla terza volta, ho detto, perché devo fare proprio medicina? Ma non va bene anche infermieristica, perché... Sì, avevo un po' la visione di cosa faceva l'infermiere, però poi quando sono entrato realmente mi sono ricreduto e devo dire che ho fatto la decisione migliore per quanto riguarda me. E quindi, la terza volta, ho provato il test di infermieristica e tec! Sono entrato. Ma posso farti una domanda? Quando tu eri in biotecnologie e provavi il test di medicina, tu nel frattempo cercavi di darti le materie in biotecnologie? Sì. E io per esempio quando ho fatto biotecnologia e ho provato medicina, io non sono più riuscito a studiare biotecnologia perché lo studio per i test è totalmente diverso. Certo. Ma infatti non è che abbia dato chissà che cosa. Cercavi con le conoscenze così, di biotecnologia, ma purtroppo il test frega sulle cose. Però per infermisti che biotecnologia è perfetto. Perfetto. Allora, una persona che conosce bene i test è il nostro amico. Non dirlo, non chiamarlo. Non è il nostro amico. No? Il secondo partendo da sinistra. Il secondo partendo da sinistra. Se voi guardate l'inquadratura, lui, quello che sto indicando. Non si indica, perché però... Antonio, ci vuoi spiegare? Antonio, pazzesco, l'hai sbagliato alla fine. Perché? Ma io non ho capito la domanda. Esatto. Ci siamo persi. Dico, una persona che conosce molto bene i test, perché se non sbaglio, curavi anche dei corsi per preparare test di medicina. Metti questo quando fai la domanda. Metti poi lo scettro per fare... Lo scettro del potere. No, non lo devi pensare. Mi stai esorcizzando. Vai via tu. Ancora ci bazzichi con queste cose? Sì, ancora sì, però ora sono passato più nel background, ovvero... Prima facevo il tutor di logica in una scuola di preparazione. Attualmente invece faccio i video per un'altra scuola di preparazione. La Leonardo School. Che si occupa in genere... Preparazione, test e medicina. Okay. E infermieristica nel frattempo. E veterinaria. E veterinaria. Vabbè, sono tutte quelle che... E odontoiatria. Anche... No! È morta! Perché anche gli animali hanno un cuore. Tagliamola così. Mettila a casissimo nel video. Ogni tanto, perché anche gli animali. Esatto. Un'altra cosa invece di cui si occupa Dario è del SISM. SISM, giusto. L'ho detto giusto. Giusto, giusto. Fortissimo. Sono quattro lettere. Perfetto. Esatto. Quattro lettere. Io non potrei fare tutte le medicine con acronimi. Vabbè, acronimi? Sì, sì. È un acronimo. Okay. Giusto. Allora, SISM è un acronimo che sta per Segretariato Italiano Studenti in Medicina. È un network, diciamo, più ampio a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. È un'altra sigla, IFMSA, non vi annoio con le sigle. Associazione che si occupa sì da un lato di volontariato, ma in generale anche promozione sociale o comunque formazione nei confronti del personale dell'ambito sanitario. Ci sono diverse aree tematiche, nel caso specifico, penso il progetto a cui ti riferisci tu, che avete visto anche su Instagram, è SmileX. Cioè Clown Therapy, rientra nell'area dell'educazione medica, quindi medical education. Quindi anche voi siete dottori del buon umore. Anche gli animali hanno un cuore. Esatto. Anche gli animali hanno un cuore. Perché anche gli animali hanno un cuore. Quindi sì, sostanzialmente l'attività nell'atto pratico è quella di andare nei reparti, non soltanto di pediatria come generalmente si suole pensare, ma anche in reparti di chirurgia, comunque dove ci sono pazienti di età avanzata, e quindi diciamo fornire diciamo un approccio di tipo diverso rispetto a quello che fornirebbe un medico, quindi uno strutturato oppure uno specializzando, e andare quindi a completare quella che è un po' la preparazione del futuro medico, quindi non soltanto su aspetti biologici che ti insegna l'università giustamente, ma anche su tutti gli altri aspetti di cui parlavamo prima. L'interazione sociale. L'interazione sociale, l'approccio col paziente. Mi fai un esempio pratico? Di quello che facciamo... Fammi un esempio, voi arrivate tale giorno... Supponiamo Come si presenta? Come ci si approccia? Allora, di solito magari quando un medico entra in una stanza, in una degenza ad esempio dove ci sono dei pazienti ricoverati, si rivolge al paziente e prima chiede come sta... che cosa le fa male, se le premo qui, ok. Invece quello... Simone dice
Sì. Simone, facciamo ancora, una prova con Simone, vai. Fammi un... Esatto. Uè, guaio, come sta? Invece un dottor clown si approccia in maniera completamente Fai finta di ridere quando lui ti tocca. Ok. Vai. No, è un po' inquietante questo. È proprio quello che facciamo, proprio realistico, no? Supponendo che si tratti di un paziente anziano, molte volte ad esempio hanno voglia di parlare, di raccontare le loro esperienze, quindi magari noi molto semplicemente ci sediamo, li ascoltiamo, esatto, e partecipiamo, oppure giochiamo a carte insieme a loro. Simone vuole venire pure per i tornei, ma penso che sono fortissimi loro, giochi a blackjack con loro. Sì, sono perfetti, loro devono giocare, hanno il loro schema. Io, ma tu non puoi vincere contro di loro. Giochiamo a bridge. Io ho un amico che è alle nazionali di bridge, lo voglio chiamare e farlo sfidare, lo porto da voi tipo campione, tipo guest star. Arriva lui. Buonasera. Ciao, noi che entriamo insieme a lui con bicchieri da sole. È la sfida incredibile, anziani contro esatto, tutti tipo braccio di ferro, tutti contro lui. No, comunque poi si gioca in coppia a bridge, credo. Quindi in realtà no, bridge no. Sì, in coppia, sì. In coppia. Beh, esatto. Capite quanto ne sappiamo di bridge quando andiamo a giocare? Vabbè. Loro vanno lì per perdere. Loro fanno i buffoni della corte, quelli che devono i lanci pomodori, no? Sì, ne vate lì per subire, però per portare un po' di allegria. Ok, l'attività si chiama appunto clown therapy, però non è un'attività di intrattenimento, è proprio volta sia alla formazione del personale sanitario, vabbè, sia all'approcciarsi con il paziente. Ma un'altra roba che fate oltre questo progetto? Allora, il SISM si occupa in realtà di tantissime altre cose. Sì, ci sono diverse altre aree che si occupano ad esempio di scambi, sia professionali che di ricerca. Con, tipo? Allora, mi viene in mente la campagna scambi. Sì, scambi, può sembrare un po'... Scambi culturali. Scambio culturale. Tipo andate fuori, tipo... Sì, io quest'estate... Con altri ospedali di fuori, no? Esatto, abbiamo delle convenzioni con strutture ospedaliere anche in altre nazioni. Io quest'estate andrò in Egitto a fare, diciamo, bellissimo, attività di tirocinio in un reparto, non so ancora quale, spero in una chirurgia. Un botto di malattie, sai che bello. Vabbè. No, penso che comunque ci non mangiare, perché diciamo si mangia male. Diciamo l'acqua è inquinata. Sì, diciamo le condizioni sanitarie sono chiaramente più scarse rispetto a quelle che abbiamo qui, però. Insomma, è anche importante cercare di capire che approccio hanno in un'altra nazione. Da quello che io so, anche se ti lavi i denti con l'acqua, stai male, puoi avere diarrea, capito. Ma per quanto tempo dovrei farlo? Un mese. Okay. Uno scambio di un mese, sì. Non è... Basta, perché poi... Esatto. Invece, ci vorresti riapprofondire l'argomento test? Come si dovrebbe preparare una persona di base, in generale, che tipo di approccio dovrebbe avere? Allora, ok, tendenzialmente in questo periodo i test stanno cambiando, considera che magari, ora, è uscito il bando per quest'anno pochi mesi fa, invece quando io e Dario siamo entrati c'era l'unico test a settembre, ora c'è stato prima il periodo talk, ora è cambiato un'altra volta, tendenzialmente in linea generale sono delle domande molto a fregare chi le sta leggendo, quindi è uno studio molto diverso rispetto a quello che magari uno può fare per una materia. Infatti io quando stavo facendo biotecnologia ho dovuto abbandonare lo studio di biotecnologie per allenarmi a fare i test. Considera che facevo più di 300 domande al giorno, 500 domande al giorno, ma non soltanto che rispondevo, me le studiavo e mi studiavo ogni singolo argomento. E poi man mano... uno più sereno quando devi bombardarti praticamente, esatto, tipo il quiz della patente. Esatto, concorso scuola, concorso straordinario Terra, mi sono fatti i quiz a palla. A proposito, fino a un paio di anni fa i test erano inediti, quindi quelle domande che uscivano ogni anno a settembre erano nuove domande. Quest'anno invece ci sarà una banca dati, quindi effettivamente come il concorso per la patente, come il concorso allora quest'anno entro per poterlo dire. per il meme. Abbiamo delle fan. Sì, ce ne siamo accorti. Volete entrare? No, è pericoloso farle entrare, lasciamole lì. C'è una cosa di cui mi preme molto parlare, una cosa di cui sono abbastanza ignorante, però di cui due in questo semicerchio ne sono esperti. Formula 1 e kart. E mi riferisco a Dani e Antonino. Che ci racconteranno un po'. Vuoi proprio entrare in questo argomento? Voglio entrarci. Litighiamo? No, perché litigate? Perché magari siete nello stesso... Sì, sì.
E chi ti fa tutte? Vabbè, entrambi i Ferrari. No, io sono più per Leclerc. Sainz è un po'. Ah, ok. Tra i piloti. Però, tra i due non piloti. Tanto per la bravura, ma più che altro perché i fan di Sainz. Un po' tossiche. Il giornalismo spagnolo. Comunque, la marca. Per chi non lo sapesse, Leclerc e Sainz sono piloti della Ferrari. Esatto. Ma non sono entrambi spagnoli? No, Leclerc è di Monte Carlo. Montecarlese. Tipico cognome spagnolo. No, è francese. Ma che cosa? Al massimo può essere Leclerc. Francese, perché la Francia è a due metri. No, più che altro perché l'ultima volta che vidi la Formula 1, ho visto proprio accanto ai nomi le due bandiere spagnole, quindi ho detto, ma in che senso? Quando è stata l'ultima volta che c'erano due spagnoli? Sainz e l'altro chi? Sinceramente Perez e messicano Alonso. Alonso e Sainz hanno condiviso. Va bene, no, mai. Ok. Mai in Ferrari. Allora, una domanda. Voi guidate allora, non dico le macchine Formula 1, però kart. Sì. Sì. Ok. Avete fatto piste oltre quella di Etnapolis? Sì, che non è... Io sono stato a Messina. Pure io. Poi sono stato a Villasmundo, mi sembra. No, io sono a Messina. Ah sì, sono sì. Messina è bella. Sì. Poi hai presente che a volte fanno quelle gare, le sprint race, tipo da 72 giri? Sì, ci ho partecipato un paio di volte. Okay. Non sono andato neanche così male. Ma fanno anche tipo le 24 ore. Sì, mamma mia, troppo pesante. Posso farvi una domanda? Vai. Cosa provate quando fate 72 volte lo stesso percorso? Non è sempre è uguale. Sembra no, sempre sì, uguale. È uguale, dai. È uguale. Ma più che altro cosa provate ai bicipiti, perché fa malissimo questo... No, vabbè, in realtà no, non è tanto per i bicipiti, è tanto per... Fai sempre la stessa cosa. Cioè è come se io ora da questo studio me ne andassi a casa e lo facessi per 32 volte di fila. Cioè nel senso, a calcio il campo è uno e fai sempre avanti e indietro. Però no, io con la macchina non lo so. È quello che tu fai nel campo che, guarda, che te la cambia, che ti cambia la prospettiva. Allora, ti dico due cose. Tu non è che fai sempre la stessa cosa. Dipende se tu hai qualcuno dietro o qualcuno davanti. Tu o ti devi difendere o devi superare qualcuno. Okay. Ma in ogni caso, magari puoi avere le gomme fredde, ci sono tante cose, magari ti stai stancando, magari quello davanti ha fatto un errore, quindi lo puoi recuperare. Uh-huh. Ci sono tante cose che cambiano. Poi chiaramente c'è il rischio di magari sbattere contro qualcuno, qualcosa. Carino. Sì, una volta nelle barriere fortissime. Io mi stavo spaccando le coste qui a sinistra, ma mamma mia. Io credo che ormai ho sì, sì, ma però trauma. Mi sono alzato fortissimo, veloce, subito. Devo continuare. Ho un trauma nel guidare i kart, perché ho visto un video su Instagram. Infatti, ragazzi, fate attenzione ai video sui social, perché praticamente ho visto questo tizio che guidava sto go-kart con la GoPro. Praticamente un go-kart gli sale sopra e gli trancia un dito. Si ritrova così. E lui si guarda la mano e fa come se volesse tipo farla riapparire. Tipo no, sponda di nuovo. E invece era così. E io ho detto non salirò mai più. Lo facevano a me da piccola che mi facevano questa cosa. E facevo toglielo, rimettilo per favore. A proposito di cose strane, voi fate tutti e tre tirocinio, sì. Le cose più assurde che vi è capitata di vedere, tu ce l'hai? Non la posso dire però. La prova a dire. Dillo senza mettere in mezzo persone, nomi e cose. C'era la mia caposala. Una signora doveva fare un prelievo. E era di fretta, insomma. Sì. No, doveva fare un prelievo, doveva fare un accesso venoso. E in quel momento non ha trovato i guanti. Dici, vabbè, ragazzi, non lo dovete fare mai. Benissimo, te lo giuro, mette l'accesso venoso e non aveva chiuso il rubinetto. E quindi il sangue, ancora con il laccio emostatico, ha iniziato a zampillare ovunque. Le sue mani, senza guanti, si sono iniziate a sporcare di sangue. E mi diceva, ecco perché non lo dovete mai fare. Ecco, io tipo... Che trauma. Che lezione di vita. Ma anche perché se questo paziente aveva qualche malattia, lei se l'era presa molto probabilmente. Esatto, questo è il rischio. Ha una microferita, pum. Vabbè, lei perché l'ha fatto senza guanti, non poteva aspettare. Esatto, si fanno queste cose, purtroppo capitano queste purtroppo... cose. Ci sono Dario, tu hai un qualcosa di sconvolgente. No, anche... Ne ho una assurda. Allora, era il mio primissimo tirocinio e chiaramente io ancora, cioè, non sapevo niente, cioè ero lì le primissime armi e mi ricordo c'era un'infermiera che mi ha detto, lo sai mettere un catetere vescicale?
Io ho risposto no, perché chiaramente non sapevo metterlo. Vabbè, dai, mettilo, è facile. Mi ha spiegato, diciamo, a grandi linee come ad un uomo. Ma tiralo fuori, tiralo fuori. Simo, tiralo fuori. Dove aspetta, no, non il tuo. È forse è l'abitudine. Scusate, no, prendi Olè. Olè. Yes. Illustra questo. Mamma mia, è un catetere vescicale. Esatto, fa veramente. Aspetta, no, ce l'ho. Fallo vedere. No, focus, devo fare il focus. Ormai. Ho preso il tuo piede? Sì. No, fatti più. Ok. Credo di esserci adesso. E basta, insomma, è basta. 3 ore. Ah, possiamo misurarlo, abbiamo un metro. Non ci credo. 38 centimetri. Oddio. Complimenti. Complimenti veramente. Il catetere vescicale. Un catetere dotato. allora, qual è il punto? Che questa infermiera allora mi disse, ok, vai da quel paziente. Scusa, voglio misurare tutto adesso. Dammi questo coso. Quanto è che lunga la rispetto per gli ospiti, una bella cravatta. La misuriamo un attimino la sua cravatta. Almeno quanto il catetere. Misuriamo questo. Oh, e quanto il catetere? Quanto un catetere? Questa cravatta la possiamo... possiamo utilizzare. In ospedale noi prendiamo le misure così. Aspetti, dottore. Okay, quante cravatte sei? Vediamo. Allora, che io succede? Mi avvicinai da questo paziente, alzai il lenzuolo per andare ad inserire questo catetere vescicale e mi accorsi di una cosa che non avevo mai visto in vita mia. Cioè il paziente, allora, ve lo dico proprio in termini molto non aveva il buco sulla punta del... Beep. Ragazzi, cosa aveva? Aspetta, esatto, aspetta. In termini scientifici, il suo meato uretrale esterno non era presente in corrispondenza del glande. Perché anche gli animali hanno un cuore. Ora. E dov'era? Esatto, bella domanda, dov'era? Lo dovevo cercare. Allora, lo dovevo cercare. Qual è il discorso? Io mi sentivo in difetto, perché chiaramente non avevo mai visto comunque, cioè non mi capita di vedere. Non l'avevi mai visto? Non mi capita di vedere beep di solito. E allora, praticamente a un certo punto, diciamo sconfitto, andai dall'infermiere e dissi: mi scusi, io non riesco a trovare il buco. Dice, non so. Ma poi è il primo... Era la mia prima volta. Sì, capito. E allora ragazzo. L'infermiere dice: magari sono io il problema. Esatto. Io ho pensato: non è come il mio, è diverso. Ma lì che fai i confronti? Ma tipo, ma il paziente era sedato? Allora, no, il paziente era in coma, spieghiamo. Era in coma. Era paziente in coma. Non gli si poteva chiedere. No, non gli si poteva chiedere. Si può mettere anche da vigile comunque. Sì, sì, sì. No, questo era un reparto di rianimazione, quindi cioè il paziente era in coma. Ok, ok. E allora l'infermiera viene, controlla, guarda un po', dice: ah sì, scusa, ho dimenticato di dire. In poche parole, il paziente aveva una condizione clinica che si chiama ipospadia, e questo significa che aveva l'uretra più corta rispetto all'asse del pene. E quindi praticamente l'apertura si trovava più in basso, alla base dell'asta del pene. Oddio mio. Quindi questo è stato... Mai visto. E quindi tu gli hai dovuto sollevare il pene e metterlo e farlo sotto. Da lì, sì. Oddio. Sì. Facciamo una prova pratica. Sì. No. In realtà è come metterlo in una donna. Esatto. Sì. Esatto. Sì, sostanzialmente sì. Ok, abbiamo qualcosa di magari un po' più meno... Cioè, scioccante. Allora, ti racconto sia l'aneddoto scioccante che quello divertente. Vai. Allora, noi... infermieri dobbiamo somministrare noi la terapia al paziente. Bene. Allora, premetto, le stanze sono 2 letti. Bene, in questa stanza c'erano 2 pazienti. Bene, al primo paziente gli facciamo la terapia, ovvero una sottocuta. Bene, è una puntura, fatto. Semplice. Andiamo al secondo. Questo paziente aveva la particolarità che non ci sentiva. Era un po' sordo. Quindi diciamo, allora, signor Bip, dobbiamo fare la puntura. E fa, scopre la pancia. Questo non ha sentito niente. E a un certo punto arriva il suo compagno di stanza e fa: vado a fare l'iniezione, così. E quello subito ha capito, subito ha fatto: tieni. Capito? Invece l'aneddoto, quello scioccante, è stato che eravamo lì a prendere le consegne tra gli infermieri. E allora dobbiamo prendere le consegne. Esatto. Ma avete anche il tipo i foglietti, tipo sì, esatto. Le comande. Quelli che tu pizza scrivi margherita... le cose e poi giri il foglio. No, le comande stanno nel diario infermieristico. Ah, ok. Hai mai fatto accesso a questo diario tu? Hai avuto accesso a quei fascicoli. C'è pure scritto. Detto, ciao, il paziente sta bene. Davvero è proprio scritto ciao, il paziente? No. Ok. Però secondo me si mette pure le faccine. In teoria si mette di solito. Sì. Il paziente è orientato e vigile. Questo è sì, okay. Appunto, eravamo al momento della consegna. E niente, appunto, c'avevamo la nostra porta chiusa dell'infermeria e a un certo punto questa porta si spalanca col paziente con il sangue che gli strabordava dal braccio
faceva qualcuno mi aiuti, mi sta facendo. E quindi tu vedi almeno 5 infermieri e 2 tirocinanti a fare così, ma che cazzo sta succedendo? E quindi tutti a bloccargli la cosa. Cos'era alla fine? Il rubinetto che si era rotto. Che è sempre quello. Esatto. Ah. Tu per questo hai paura del rubinetto. Esatto. C'ho la paura di quello. Ma non è finito qui. Non è finito qui. Perché lui si era fatto tutto il reparto con gocciolando il sangue. No. Tu esci dalla ma come è normale? Ma perché se aspetto che qualcuno viene io esco. Vabbè, sì. Però ha lasciato le sue tracce. Ti informo. Vado fuori nella città. Esatto. Aiuto. Esatto. Non come se fosse già in ospedale. Tipo Hansel e Gretel. Cioè la cosa che tu devi fare. Ti stai dicendo fai. Ok, morirò fra un minuto. Però ti spoglierò una cosa. Loro hanno un campanello in stanza. È quel din che facevo. Esattamente. Che era però lui che faceva din. Spoiler. La maggior parte delle volte lo usano per, vabbè, diciamo, quindi, cavolate. Esatto. Non per cose serie. Esatto. E quindi iniziano a seguirti quando ci sono le cose serie. Ti inseguono. E basta. Ecco, quindi voi lo capite così. Te lo suonano. Dici, minchia, c'è un'emergenza in sala 4. Ci vai? Posso andare in bagno? Se mi aiuti ad alzarti, ma mai poi non è un'emergenza. No, pensi un'emergenza, dici è morto. Gli sta uscendo sangue. Secondo me dovresti dividere con due campanelle. Sarebbe utile. Sì, tipo una cosa, sì, semplice. Certo. Perché anche gli animali hanno un cuore. È una cosa invece che non mi piace. Invece, gli infermieri di vecchio stampo sono una cosa odiosissima. Cioè, si fa così e punto. Tu gli porti perché appena studiato sei fresco delle nuove nozioni di cose scientificamente provati, dici guarda, si dovrebbe fare così, giusto? No, non ti preoccupare, si è sempre fatto così. Per tipo fare una procedura senza guanti, è sempre fatto così, non ti preoccupare. Buone. Voglio fare una domanda un po' più personale. Quanto ci tenete voi al vostro sonno? Avete dei momenti morti all'interno del vostro lavoro oppure comunque siete sempre attivi e quindi dovreste sono anche appunto sì. Cioè, rispondendo, rispondete prima alla qualità del sonno. La qualità del sonno per me è abbastanza fondamentale. Per me 6 ore bastano, nel caso, nei casi eccezionali. Poi bene, si fa la notte alla fine. Cioè, 6 ore devi stare lì tutto il tempo, 12 ore sveglio, abbastanza ligio, perché comunque ci sono dei momenti morti. Per la maggior parte delle volte sono morti i momenti, soprattutto la notte. Okay. Cioè la gente prende riposa. Nelle degenze normali non ci sono problemi, però ad esempio in un pronto soccorso o una rianimazione, in altri reparti in cui comunque il rischio di avere una complicanza c'è, lì devi essere comunque vigile. Pronto. Okay. Comunque tu devi essere, sì, sei rilassato ma pronto all'utilizzo. Questo sempre. Questo sempre, bello. Simo. Rilassato ma pronto all'utilizzo. Me l'ho buttato da questa parte. Esatto. Quella parte c'avevo già la frase di Dario. Vai, Dario. Allora, io di base non dormo molto, una media diciamo di Batman, una media di 4-5 ore a notte. Okay. Se diciamo dovessi dare un consiglio ad un amico, direi ok, dormire è importante per un miliardo di aspetti. Nell'atto pratico è una cosa che un po' sottovaluto, nel senso se magari devo completare un lavoro, con lavoro intendo devo studiare una materia per dare un esame, magari rinuncio a delle ore di sonno. Oppure anche semplicemente dopo aver passato una giornata o a fare tirocinio o a studiare, magari voglio dedicare quell'oretta, quelle due orette per me, mi voglio guardare un film, quindi preferisco togliere le ore al sonno e magari dedicarle a qualcos'altro. Okay. Per quanto riguarda la seconda domanda, chiaramente ancora siamo studenti di medicina, quindi non siamo abilitati a praticare la professione, però nell'atto pratico quando ci troviamo in ospedale siamo teoricamente affiancati a delle figure mediche, quindi ragazzi specializzanti o comunque medici strutturati. Quindi sì, fin tanto che comunque loro hanno del lavoro più pratico da fare, siamo insieme a loro. Però magari ci sono dei momenti in cui svolgono delle mansioni un po' più burocratiche, quindi sbrigano delle pratiche alle quali diciamo noi non possiamo prendere parte. Quindi in quel caso sì, ci sono dei tempi morti anche in ospedale che impieghiamo in altro modo. Okay. Perché anche gli animali hanno un cuore. Per quanto riguarda la vita da, diciamo, universitario, io almeno quando devo studiare devo dormire quelle 8 ore, per forza. Invece quando magari ho tirocinio riesco a essere sveglio anche con meno ore di sonno, 5 ore. Quindi faccio questa differenza tra quando devo fare qualcosa di pratico posso dormire di meno. Quando devo memorizzare per forza devo dormire 8 ore. Sì, la mia... poi la cosa è soggettiva. Esatto. Okay. Bene ragazzi, dormite perché è importante. Ragazzi, anche gli animali hanno un cuore. C'è una domanda dal pubblico. Anche gli animali dormono. Preferite la sessione o il periodo delle lezioni? Tirocinio. Beh, voi fate le lezioni insieme al tirocinio, giusto?
In questo momento noi siamo a settimane alterne, quindi abbiamo una settimana di lezione e una settimana di tirocinio. Beato. Dipende il tirocinio dov'è, può essere più o meno interessante. Ci sono magari tirocini dove ti fanno fare molte cose e tirocini dove ti mettono un po' più in disparte, quindi dipende. Il periodo delle lezioni comunque è molto bello, sia perché ti interfacci con i tuoi colleghi, hai molti spunti, sia perché comunque magari puoi studiare cose diverse, magari in una giornata hai 5 materie diverse, è interessante. Il periodo della sessione è la morte nera. Noi non usciamo a volte per settimane. Io prima di un esame sono stato a casa 4 settimane, mi vedevo con i miei amici solo per ripetere la sera. Sì, chiunque preferisca la sessione penso che sia una bestia di Satana, cioè... Ma chi la preferisce? Ma non lo so, esatto. Non lo so. Lei. Grazie, preferisce la sessione. Va bene. Parece. Li hai distrutti, no, guarda. Io la penso come i colleghi, nel senso che il periodo delle lezioni è il migliore in assoluto. Un momento un po' più chill, e vi facciamo domande generiche, tipo... Che supereroe ti senti? Io sarei lo Spider-Man di The Amazing Spider-Man. Qui è preciso, ci assomiglia. È vero. Andrew Garfield. Lo prendo come un grande complimento. Il modo un po' umesimo. sei quello nuovo. Tom Holland. Toby? No, sì. Toby sono io. No. La so fare, e ora non mi è venuta, però la so a memoria quando sono concentrato. Sì, esatto. Okay. Supereroe preferito. Vorrei essere Iron Man, però mi sento più un... non lo so. Ant-Man. Dottor Strange, bellissimo. Oh, no, Dottor Strange. Cioè, Dottor Strange è spettacolare. Sì, vero. Però a me non può usare le mani, non è, smette la professione per diventare Dottor Strange. È vero. Quindi devi scegliere, perché le mani poi lui non le usa solo per fare. Oppure poi a un certo punto le impara. In realtà se le può curare comunque. A un certo punto poi sta bene. Però ha deciso di non farlo. Si opera solo con le mani? No, cioè nel senso anche i macchinari, credo. Tipo, no, quelli no, in ma fase. Tu ma dici senso... anche coi piedi, cioè... Sì, a volte sì. Si opera anche con i piedi. Vabbè, sì. Quando si dice lavorare con i piedi. Sì. Sì, ma pensa, come lo attivi il trapano, ad esempio? Come si attiva? Ma io stavo pensando, no, tipo, che so, che ti metti con i piedi, tra la luce e l'altro dito, che non so, metti il bisturi. No. Bisturi, siete un piede che arriva. Allora, bisturi, piede. Ma perché sta lavorando con i piedi? Zitto. Io opero come taglio la carne. Io ho visto farlo. No, però allora, io l'unica cosa che ho visto fatta con i piedi è stato il tiro con l'arco. Oddio, quello è particolare. Immaginati ora. Stavo operando con la spalla. Abbiamo questo format per cui alla fine vi chiediamo di lasciare un messaggio. Vabbè. Se voi aveste l'opportunità di incontrare voi da piccoli, cosa vi direste? Ce l'ho. Tre parole. Sole, cuore, amore. Sono 5. Va bene, da 3 a 5. Alzi la mano. Da 3 a 5 va bene. Anche gli animali hanno un cuore. Lo sapevo. È un grande potere. Di responsabilità. Ma è bella. Ma da un grande potere. Ma poi che supereroi? Non abbiamo completato i supereroi. È vero. Dario, che supereroi sei? Allora, la dico molto brevemente. Io dico di essere Batman, però mi vesto da Spider-Man, perché nessuno sospetterebbe mai che Batman si veste da Spider-Man. Quindi... Dani, tu chi sei? Ma in realtà come Antonino anch'io Iron Man, cioè, cazzo. Allora, sì, qual è la frase? Spider-Man, Iron Man, Spider-Man. Così siamo pari. Yes. Vabbè, giusto, solo che dici Aquaman però. No, che cosa me ne frega di Aquaman. Io voglio essere Dario Pinnale come supereroe alla vita. Oddio, in realtà mi piacciono tutti i supereroi. Wonder Woman. Tranne quelle donne. Misogino. Mi piacciono tutti i supereroi, uomini e donne. Cioè, secondo me il supereroe che non gli serve nulla perché è già fortissimo è Thor, perché è un dio. Non è vero, Superman è il più forte di tutti. Oddio. Qual è il supereroe più forte di tutti? Superman. Sono due universi cinematografici diversi. Vabbè, la DC è Superman. Okay. Muore. Ma muore. Scusate, ma... Spoiler. Ma muore. Sì, muore. Però sì, ma resuscita, capito? Come tutti gli altri supereroi. Buona Pasqua. Ma invece il coniglio viola di Dragon Ball. Come si chiamava? Virus, Lord Byrus. Quello là anche non è fortissimo. Sì. Mamma mia. Vabbè, il supereroe più forte Marvel. Penso Captain Marvel. Vero, sì, è vero. Che nell'ultimo film Endgame. Perché è troppo... No, a me ha dato fastidissimo. Non pensando... Perché poteva ai vincere confumi tranquillamente da sola in Endgame. E non ha fatto nulla. Vabbè, ma se la mettevano finiva subito il film. Dani, tu che diresti a te di 12 anni?
Andrei da me, gli direi: prima gli darei un bacio sulla fronte, una testata, poi uno schiaffo, gli direi: vai a pallavolo. Ragazzi, lo sport, perché la anche gli sportivi hanno un cuore. Esatto. Vai, vai, applauso. Ah, a proposito, effettivamente non ve l'ho chiesto, ma avete fatto uno sport o praticate ancora tuttora uno sport? E lo sport è importante. E perché proprio il padel? Visto che, visto che siete medici, voi invogliate le persone a certo. fare sport? E perché fate padel perché? Dicendo egregio alla persona avversaria? No, no, questa domanda la devo fare per forza. Come scrivete? Qual è la vostra calligrafia? Io voglio vedere come scrivete. Perché i medici non scrivete bene? Cioè, io questa cosa non l'ho mai capita. C'è un motivo. Michele lo sa. Qual perché è? Sono di fretta. Esatto. No, per non prendersi. Così non si capisce se è lui che firma o un altro. No. Vabbè, no. Allora, io mi ricordo tutte le ricette che mi hanno dato i dottori, comunque, dove sono stato. Magari si capisce mai quando c'è scritto capsula. Si capisce? Tipo una capsula. Ti scrivono una. No, si mette una, CP. No, CP ti mettono come abbreviativo. CP. Ma tanto è per i farmacisti, non è per voi, è per i farmacisti. Sì, ma quando tu sei a casa e ti devi ricordare la terapia, guardi il foglietto. No, hai ragione, E quindi io leggo un Scusate, posso fare una considerazione? In una ricetta, una volta l'ho trovata scritta così. C'era scritto semenza senile. Ma lo spiegate che malattia è? Semenza, questa era la demenza? No, c'era scritto semenza. E non era sbagliato. Ah, ok. Scusate. La semenza senile. Forse l'hai letta male. Guarda, forse no, c'era. Vi faccio vedere la foto. Forse se non era la farmacia, era il supermercato. Forse la semenza. No. Ah, capisco. Anche gli animali hanno un cuore. Anche gli animali hanno una semenza. Cioè, abbiamo preparato un gioco. Perché qua siamo simpatici. Qui ci divertiamo. Allora, io comunque al me di 10 anni fa gli direi: fregatene degli altri. Esatto, una bella cosa. Ma così, così. È giusto. Il mio orologio che ti invita. Ora solo onomatopee. Mentre tu fai. Allora il gioco è questo: noi abbiamo il nome di una persona famosa scritta qua e dobbiamo capire chi siamo, e gli altri possono rispondere solo sì o no alle domande che noi facciamo. Avete capito tutti? Sì. Sono maschio o femmina? Femmina. Rispondere sì o no? Femmina. Felicemente ovviamente donna. Io sono maschio o femmina? Sei maschio. Uomo. Sono un uomo? Sì. Sono un attore? Sì. Sei pelato? No, no, me lo devi dire tu. Sono italiano? Sì. Sono Claudio Bisio. Sì. Fortissimo. Sì. Il più forte. Ma io, mi aspettavo. Allora, mi... è difficilissimo. Però... No, secondo me no. Gioca a padel? No. Forse. Forse. E guida una macchina rossa? No, non è famoso per questo. No. Non è famoso per la macchina. No. Ma che no, no. Ah, OnlyFans? No, no. Se ce l'avesse mi ci iscriverei. Sono d'accordo. Io voglio dire che è Dani. Ma come caspita l'endo faccio indovinare? Io non so chi sia quello. Quello è semplicissimo. Beh, dai. Ah, uomo o donna? Donna. Guarda, donna. Guarda, te lo faccio capire. Avete capito? Ah, No. Allora, questo è un urlo femminile che può essere molto generico. Io l'ho capito, io l'ho capito. Anche perché l'ho letto, quindi l'ho capito. Cioè, l'ho capito io. Io non ho capito, sono stupido. No, allora. Sono attrice o. Sei una cantante. Una cantante. Dai, aiutiamo. Cantante. Io sono una cantante? No. Sono un'attrice? No. Sì. Cioè, una comica? No, in realtà sei un'attrice, ma non lo sei. Un per personaggio. Me. Attrice comica? Sei il personaggio di un'attrice. Ok, quindi è un personaggio che non esiste nella realtà. Ok, esatto. È un supereroe. No. Quindi esiste nella realtà, ma è interpretato da un altro. Il suo nome viene utilizzato molto spesso in alcune citazioni. Non è. Ah, già capito. Ah. Ok, ce l'hai. È napoletana. Io sono Rosaric. Bravissimo, perfetto. Io song. Niente, abbiamo perso noi tre. No, ancora ce l'avete. Continuate. Il tuo personaggio è femmina? No. Allora, posso iniziare io? Tu. Allora, il mio esiste davvero. Sì, esiste. Proprio diciamo è un suo soprannome. Abbastanza esatto, sì. è il soprannome di questa persona. Cioè, oddio, è un nome d'arte. È una persona. Anche il suo è una persona. Anche il mio nome. Il nome rappresenta il nome reale. Tu e il tuo nome d'arte. Sono Platinet. Nome reale. No. È un uomo. Sì. Sono uomo. Sì. Faccio lo youtuber. Sì. Sì. Ah, te l'ha detto. No. Vivo a Milano? No, non lo so. No, non lo so, seguo. Non ha origini milanesi. No. Vivo in Sicilia? No. No.
Non ha origini siciliane. Ah, è italiano? Sì. Fa divulgazione, basta. È facile, è uno. Ce ne sono... Però io non ce ne sono tanti. C'è uno che fa divulgazione in quel modo. Fa divulgazione. Ma è quello che ha il tumore nell'occhio? No. Non che sappia. È abbastanza... Non è famoso per il tumore nell'occhio. Sono? No. È uno. È pugliese. No. Ah, forse sì. Dai, anche tu uno youtuber, basta. Uno youtuber che non fa divulgazione. No, no, fa video di qualsiasi tipo. È tipo un gamer? La bombi alla pancia. Sì, la anche, sì, anche. La bombi... Murri? Sì. Grande. No, in realtà è X-Murri comunque. X-Murri, signori. Bravo, bravo. Due ci sono a Natale. Il suo nome che facciamo così. Dai. Non me frega. Vai. Ragazzi, io ho un problema con questa categoria. Io i cantanti, i nomi dei cantanti, non li so. L'ho capito chi I è. Don't want... Lo so chi è. Nomina la canzone. Shine, non mi ricordo. Vai, vai, vai. Sembrava questa più che... All I want for Christmas is you. Il nome. Britney Spears. È un nome biblico. La sorella di Jim Carrey. Un nome biblico famosissimo. Vabbè. Non l'ha nominato, quindi. Vediamo. Filomena Gilberti. Vabbè, me ne stanno venendo nomi. Allora, è pugliese. Metà del nome lo sto toccando. Forse è lui non ce l'ha. Allora. Non ce l'ha, io un po' sì. Allora. Che cos'è questa? No, è più quella di Samuele. Quindi? Di che colore è? Samuele. Barbanera. No, Barbanera è il mio professore. Lo youtuber famoso, irreprensibile Barbanera. Vabbè, nel 1600 era così. No. Però una barba nera è una barba scura. Bravissimo, quindi completalo in barba scura. Bravo! Allora, se non è San Giuseppe... Lo puoi togliere. San Giovanni. No. La mamma di Gesù. Maria. Ma si dice... nome e cognome? Marie. Marie. The new... La sorella di Jim Carrey. The new perform. Marie. Va bene, Dani hai perso. Mariah Carey. Maria Carey. Mi potevi mettere? Avete cercato persone. Potevate mettere anche Pippo di Leonforte a sto punto. Vi è piaciuta la puntata di oggi? Mettete like, condividete questo video. Ma è finito. Io vorrei dire una cosa prima che finisce il video. Ho contato tutte le volte in cui Samuele si è toccato i capelli. Vai. Allora, in totale i capelli di Samuele sono stati toccati 16 volte. No! 15 da Samuele e una da Daniele. No! Pazzesco! Vieni qua, amore. Tu hai un disturbo ossessivo compulsivo. Cioè, ti ha guardato tutto il tempo, era così. Ecco perché ogni tanto dicevo, ma forse è attratto da me. E mi sta fissando un po' troppo. Guarda. Non ti... Lui è tipo, toccati i capelli. Fallo. Sì. X. Grazie Gianlu per questa cosa. Grazie per questa cosa poi. Esatto. Una frase motivazionale, decidetela. Ragazzi, come vi ho detto, mettete il like se vi è piaciuto. Purtroppo scusateci per il ritardo nell'uscita di questa puntata, ma abbiamo avuto le vacanze pasquali. Ma non solo le vacanze pasquali, comunque impegni personali, comunque giustamente esami, che è un periodo un po' particolare. Arriviamo nel momento del bisogno, perché noi servizi igienici pubblici, attivate la campanella, ma penso che se ti iscrivete... iscrivetevi al canale. No, perché io quando l'ho fatto non mi è arrivata la notifica. Attivate la campanella. Attivate questa campanella. Ce l'hanno. Ce l'abbiamo. 3, 2, 1. Ma tutti insieme? Allora diciamo al 3? 3. Non conta quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi. Batman. Cheat. No, questo è... Anche gli animali hanno un cuore. No, questo è Clark Kent. No, che dici? Questo è Batman. Non devi ringraziarmi. E non dovrai mai farlo. No, bella macchina. Dovresti vedere l'altra. No, la realtà è quella... perché cadiamo, Bruce? Per imparare a rimetterci in piedi. Bravo. Questa è bella. Se siete arrivati a rialzarsi. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con Ago Cannula. Bravi, commentate con Ago Cannula. Voi tre. Oh. Anche mia nonna che sta... Ciao nonna. Con due N. Ciao nonna di Dario. Ciao. Con due N? Sì. Non davvero, come si scrive? Me lo fate lo spelling. A-G-H-O... Con la Ago. Potevamo presentarci come dei pazzi scienziati. Esatto. E questo è più camice, più da scienziati. Noi siamo degli scienziati tedeschi. Lui è dottor. Io sono dottor Zombelanz. Il dottor Zebel e il dottor Seifi. La prossima puntata sarà solo così. Ci vediamo un prossimo episodio di
Servizi igienici pubblici, il podcast di cui non sentivi il bisogno. Avete fatto malissimo. Di cui non... No, io non l'ho detto. Se volete, dite la voglia, Cigna. Ce ne andiamo le due, loro la dicono. Via. Dite. Vai. Servizi igienici pubblici, il podcast di cui non sentivi il bisogno. Non servivi. Ciao. Ce la facciamo fare da loro la prossima volta. Facciamo esatto. Sono Batman. Ah, vero. Sono cavolino. Basta, stop. Basta, arrivederci. Allora, sappiamo tutto. Bravi. Ma mi sono male, così mi sono divertito tantissimo. Possiamo metterla questa cosa, Samu? La truccatrice. La truccatrice. Aspetta, aspetta che non ho... Come mettere un po' di fan? Ora qualsiasi cosa è responsabilità. Fetisce. Con Samu, con Simo, servizi igienici pubblici.